verrà rappresentato Elena di Euripide. E assieme al Liceo delle Scienze Sociali abbiamo l'Istituto De Gasperi, Istituto Comprensivo di Marsala. Grazie e buon ascolto. La scuola di Palermo, per piacere, si vada a cambiare e poi fare da pubblico, grazie. Mattina. Arrivarono tre dee. Tera, Cipride e Atena, la vergine nata da Zeus. In gara tra loro, su chi fosse la più bella, volevano lui come arbitro. Vinse Cipride. Aveva messo in palio la mia bellezza, promettendo a Paride che sarei stata sua. E lui lascia le spalle dell'ira e corre a Sparta per averla. Ma era furiosa per la sconfitta, manda in fumo l'unione con Paride. Al figlio di Priamo non concede la sua persona, gli dà un fantasma. A queste disgrazie si aggiunsero i disegni di Zeus, che voleva dare fama al più forte dei greci, ad Achille. E così scatenò una guerra tra Frigi e Ellene, sventurato. Solo il mio nome, non la mia persona, ecco. Ciò che difendono i Frigi e ciò per cui lottano gli Elleni. Hermes mi prese, mi nascose in una nube, nelle piaghe dell'Etere mi porto qui, nella casa di Troia. Aveva scelto lui, il più caldo degli uomini, perché il letto di Menelao non venisse violato. Da allora lei è qui, mentre suo sposo infelice ha raccolto un eterno. Ed io, vittima innocente, vengo maledetta. Mi accusano di essere una adultera,
di aver costretto i Greci ad una guerra spietata. Ed io perché vivo ancora? Perché da Ermio ho saputo che ritornerò a casa mia, riunita al mio sposo. Avrà la prova, Menelao, che a Troia non c'è. Avrà la prova, Menelao, che a Troia non c'è. Che non mi sono congiunta con un'altra. Finché è vissuto Protino, la mia fedeltà era al sicuro. La sua fedeltà era al sicuro. Ma da quando lui è sottoterra, suo figlio mi dà la caccia, vuole sposarmi. Per questo io sono qui. Subito, davanti alla tomba di Proteo, te lo imploro di difendere il mio onore di sposa. E lo imploro di difendere il suo onore di sposa. Chi è il signore di questo palazzo? Ah! Oh mio Dio! Cosa vedo? L'immagine della donna figliosa! Assassina che ha rovinato me e tutti gli atei! Che i dei ti sputino via! Sei tale quale ad Elena. Ma come, sciagurato? Io non so nemmeno chi sei e tu volti la faccia con disprezzo e mi getti addosso il tuo odio per le avventure di un'altra. Ho sbagliato. Ho ceduto a Lina e non dovevo. Chi sei? E da dove arrivi? Sono uno degli Achei. Uno di quelli felici. Non mi stupisce allora il tuo odio, credo. Ma dimmi, chi sei? La tua origine, il nome di tuo padre. Sono Teo, figlio di Salamone. La terra da cui vengo è Salamina. E perché mai sei venuto in Egitto? Sono Nesule, bandito dalla patria. Triste destino. Ma dimmi, chi ti ha cacciato? Salamone, mio padre. Proprio. Chi dovrebbe amarti più di ogni altro? E perché mai lo ha fatto? Certo, e ci sarà stato un grave motivo. Aiace, mio fratello, è morto a Troia. Si è gettato sulla sua lama. Era impazzito. Nessuno se ragiona farebbe una cosa simile. Alla morte di Achille, per i suoi guerrieri, si è scatenata una lotta per ottenere le sue armi. E questo perché ha segnato la fine di Aiace. Quelle armi le ha ottenuto un altro. E lui si è ucciso. Dunque, straniero, sei stato io alla sedia di quella famosa città. Sì, ho partecipato alla sua distruzione e ho contribuito alla mia. È già stata bruciata io, l'hanno distrutta. Sì, delle sue mura non c'è più traccia. Misera Elena, per causa tua sono morti i frigi. E la che è con loro? Che sciagura ha provocato? Dimmi, la città da quanto tempo è caduta? Da 6 anni. E a Troia quanto tempo siete rimasti? 10 anni. Lei, la spartana, l'avete presa? Lei, la spartana, l'avete presa? Menelao, l'ha afferrata per i capelli e l'ha trascinata via! L'hai vista tu? Con i tuoi occhi, con la sciagurata? O parli perché l'hai sentito? Parli perché l'hai sentito. L'ho vista con i miei occhi. Esattamente come adesso vedo te. Siete sicuri che non fosse una visione, opera degli dèi? Opera degli dèi. L'ho vista con i miei occhi. E nella vista, opera l'intelletto. Menelao è ormai a casa con la moglie. Ad Argo, per quanto ne so, non c'è. È scomparso. E sua moglie è con lui, a quanto si dice. Ed allora, mai più nessuno ha visto approdare Menelao? Nessuno. In Grecia si dice che sia morto. Morto. È la fine per me. E la figlia di Tessio è viva. Leda, scomparsa. Morta. Morta. E i figli di Tindaro sono vivi o no? Corre voce che siano diventate 2 divinità, 2 stelle del cielo. Questo è meraviglioso. E l'altra versione, che dice? Che si sono uccisi a causa della sorella. Ma basta con le chiacchiere. Sono venuto qui per incontrare l'indovina Teone. Conducimi da lei, che mi ho responso su quale rotta devo puntare, perché il vento mi porta a Cipro. Devo stabilirmi lì e darle il nome della mia isola. Salamina. Straniero, fuggi, lascia questa terra, prima che ti scopra il re. Uccide tutti i greci che vengono a Tiro. Perché non cercare di sapere? Io non te lo dico. A cosa ti servirebbe? Io non te lo dico. A cosa ti servirebbe?
A cosa ti servirebbe? Hai ragione, donna. Gli sei ti ricompensino per la tua bontà. Tu assomigli ad Elena nel corpo, nell'animo no. C'è un abisso tra di voi, che muore di brutta morte lei. Te, donna, auguro buona fortuna, per sempre. Quale pianto? Può esprimere la mia pena? Quale canto intonerò? Gonfio di lacrime, gemiti, cordoglio. Lacrime si uniscono ai miei luttuosi mani. Dolore al dolore, canto al canto. Cori di sangue in sintonia con i miei lamenti, invii per secoli. Quando leggero, splendido, in forma di niveo cigno, Zeus discese attraverso l'aria, a generarsi nel grembo di tua madre. Amaro destino, triste sorte la tua, donna. Una vita che non è vita ti è toccata. Quando leggero, splendido, in forma di niveo cigno, Zeus discese attraverso l'aria, a generarsi nel grembo di tua madre. C'è sventura che non ti abbia colpita. Prova che tu non abbia sostenuto. Tua madre è morta e i figli di Zeus, i due gemelli, non hanno avuto un destino felice. La tua patria è lontana e per la città corre la voce che fa di te, mia signora, l'amante di un barbaro. Il tuo sposo è scomparso in mare tra i bruti e non conoscerai più la gioia di ritornare alla casa paterna. In questa terra desolata divenni oggetto di contesa, di lotta. Io, infelice, tra i greci ed Arden, ed Elena in nome d'infamia. Ed Elena in nome d'infamia. Sulle rive del Sinuessa. Lo so che soffri, ma i mali della vita bisogna sopportarli meglio che si può. Bisogna sopportarli meglio che si può. Amiche mie, che destino mi è toccato. E la mia vita, le mie ricerche, sono tutte un prodigio. La causa era la mia bellezza. La causa era la sua bellezza. Oh, potessi come un dipinto essere cancellato e avere in cambio un aspetto deforme. Vivo nell'ignoranza. È un'accusa ingiusta, è un male più grave di una giusta condanna. Poi i dei mi hanno strappata alla mia terra e mi hanno portata qui, in mezzo alle genti barbare. Avevo una sola ancora di salvezza, il ritorno di mio marito. Ma ora Menelao è morto, non vive più. E anche mia madre è morta, l'ho uccisa io! Una fine ingiusta di cui sono responsabile. È l'ornamento della mia casa, mia figlia. Invecchia vergine, senza marito. Ma c'è di peggio. Se cercassi di rimpatriare, mi sbarrerebbero l'entrata. Ed io perché vivo ancora? Che futuro mi aspetta? Sposarmi per sostituire un male con un altro? Vivere con un barbaro? Meglio la morte. È la scelta più giusta. Il chi ha visto di male si è precipitato.
per le altre donne. La bellezza significa felicità. Per me, rovina. Elena, chiunque sia lo straniero giunto qui, non credere che ti abbia raccontato tutte le cose vere. Ma che mio marito è morto, l'ho detto chiaro. Parole. Le parole possono anche essere false. Sono sconvolta, in preda all'angoscia. Hai amici in questo palazzo? Hai amici in questo palazzo? Tutti mi sono amici, tranne il mio pretendente, che mi persegue. Sai che devi fare? Entra nel palazzo e interroga Deore. Da lei saprai tutto. Se Menelao è vivo o se ha lasciato questo mondo. Quando avrai notizie certe, potrai gioire. Potrai gioire. O disperarti, a seconda del caso. A seconda del caso. Ma se non sai niente di sicuro, perché affliggerti? Dammi retta. Lascia questa tomba e va a parlare con la Vergine Profeta. Hai qui in casa qualcuno che dice la verità? Perché siete astrologa? Amiche mie, seguo il vostro consiglio. Entrate, entrate in casa. Così saprete quali difficoltà mi attendono. Quale sventura mi verrà mai annunciata. Non disperarti, cara. Non presagire sciagure. Pensa lo migliore il tuo futuro, qualunque esso sia. Che il malaugurio cada sugli altri. A te la fortuna sia propizia. Che il malaugurio cada sugli altri. A te la fortuna sia propizia! Ilio sventurata, per un'azione che non fu mai compiuta tu perisci e hai sofferto. Io, questo mio corpo, ha distrutto la rocca di Pergamo e ha passo la morte tra i greci. Non so che soffri! Non so che soffri! Non so che soffri! Io, questo mio corpo, ha distrutto la rocca di Pergamo e ha passo la morte. E giunge ora Menelao, un tempo glorioso. Da Troia giunge, da dove ha guidato un esercito glorioso. Non l'ha guidato con la violenza, no. Ma da quando era sassuolo Ilio, è sbattuto di qua e di là fra le onde. E ogni volta che si avvicina di nuovo a Sparta, il vento lo ricaccia lontano. Ed ora, miserabile naufrago, il mare l'ha gettato su questa spiaggia. La nave si è infranta sugli scogli, ma crede che Elena sia salva con lui. Che paese sia questo? Lo ignora. Ma ha perduto tutti i compagni. Non è osato andare tra la gente a chiedere informazioni. Si vergogna del suo stato. Ora, miserabile naufrago, il mare ci ha gettato su questa spiaggia. Il bisogno mi incalza. Non ho niente, né cibo, né vestiti. Ella, la donna causa di tutte le mie disgrazie, l'ho nascosta in fondo ad una grotta e ho intimato ai miei compagni superstiti di guardarla a vista per difendere il mio onore. In una dimora così ricca dovrei trovare qualcosa per le nobili. Uè! Di casa! Portinaio! Fuori! E riferisca ai padroni i miei guai! Chi c'è alla porta? Ia! Non dare fastidio ai padroni! Vuoi morire? Tu sei greco! E noi con i greci non abbiamo rapporti! D'accordo, d'accordo, ben che sia! Ci avvedirò, ma lasciami parlare! Vattene! Vattene via! Con l'ordine di non far entrare nessun greco in palazzo! Ehi! Fermo! Non toccarmi! La colpa è tua! Non vai darmi retta! Vai! E riferisci ai tuoi padroni! Mi costerebbe caro riportare le tue parole! Sono un naufrago! Straniero! La mia persona è sacra! Va a bussare un'altra porta, via da qui! No, io entro e tu devi darmi ascolto. Lo sai che sei noioso? Come entri, ti butteranno subito fuori. Ah, dov'è la mia gloriosa armata? E di qualcuno, forse, da un'altra parte. Qui, no! Mio Dio,
come mi offendono! Che fai? Piangi? Penso al mio passato in lutto. Va a piangere dai tuoi amici, via da qui. Che paese è questo? Di chi è questo palazzo? Di proprio. Siamo in Egitto. Egitto? Povero me, dove sono capitato mai? Cosa c'è che non male il Nilo? È un fiume così bello. Non ce l'ho col Nilo. Piango per le mie disgrazie. Ci sono tanti infelici a questo mondo. Tu non sei certo l'unico. Eh? Il re, quello di cui parlavi, è in casa. Qui c'è la sua tomba. Sul paese adesso regna suo figlio. Ma dove è? In casa, fuori! Fuori! Ma bada che Grecia gli dà morte! Qual è il motivo? Perché ci vado di mezzo io? In questa casa c'è Elena, la figlia di Zeus. Cosa dici? Che storia è questa? Da dove è arrivata? È arrivata qui da Sparta. E quando? Mi hanno portato via la moglie dalla grotta! Prima che i greci salpassero per Troia, straniero. Ora vattene da qui, nella reggia. È successo qualcosa che ha portato scompiglio. Se il re ti sorprende, avrà un bel dono ospitale. La morte. Io non ce l'ho coi greci, ma del padrone ho paura. Che dire? Quanto a me, non fuggirò certo davanti alle minacce di una serva. Non può esistere un uomo così indifeso. Darmi un po' di... Quando sarò sono io? L'incendio di Troia è famoso! È famoso su tutta la terra, sono io! Me ne va! Che quell'incendio l'ha piccato! E le mie disgrazie! Ho toccato il fondo! Io dovrò mendicare da un altro sovrano! Di che vive? Ho udito la Vergine profetessa. Nella reggia è espresso chiaro il suo responso. Menelao non è disceso nelle oscure tenebre, sottoterra. Ma stremato, naviga ancora sul mare e non è riuscita ad approdare nella sua terra. Isola, la base, è tra mille. È nato di paese tra mille. Ho udito la Vergine profetessa. Nella reggia è espresso chiaro il suo responso. Menelao non è disceso. Sottoterra! Ma stremato, naviga ancora sul mare e non è riuscita ad approdare nella sua terra. Torno a prendere il mio posto, vicino alla tomba. Teonoe, lei che conosce sempre la verità, mi ha dato notizie buone. Mio marito è vivo, vede la luce, così mi ha detto. Menelao, una volta qui, riuscirà a salvarsi. Io ho rinunciato a chiederglielo apertamente. Sono felice di sapere che è vivo. Quando verrai in Menelao, come lo desidero il tuo. Ehi, chi è quell'individuo? Non sarà un agguato del figlio di Proteo? Su, svelta! Alla tomba come una puledra incontro, una canta infarmata! Ehi, tu! Fermati! Perché scappi? Appena ti ho visto, sono rimasto impietrito, incapace di parlare. Donne! Mi fanno violenza! Quest'uomo vuole rapirmi e consegnarmi al tiranno che io non intendo sposare! Non sono un bandito io! Chi sei? E tu? Chi sei? Siamo la stessa domanda. Mamma mia! Una donna così simile! Oddio! Perché è un dio a farci rincontrare coloro che amiamo! Ma greca! O sei di qui? Greca! Ma voglio sapere di te! La guarda! E tale qual ad Elena. Ad Elena. E lui a Menelao. A Menelao. Elena non sa che dire. Non sa che dire. Lei gli detta le braccia al collo. Le braccia al collo. Ti guardo, donna. Sei tale qual ad Elena. E tu, a Menelao, non sa che dire. Sì, sono io. Sei ritornato finalmente fra le braccia della tua moglie. Io non ho detto da moglie. Come? Avresti un'altra moglie? E chi è? La donna che è qui vicino. L'ho nascosta in una grotta. L'ho portata via con me dalla Frigia. Io sola sono tua moglie. Nelao, a forza allucinazioni. Allucinazioni. Comunque, somiglia ad Elena. Impossibile negarlo. Negarlo. Menelao,
Ripete che ha già un'altra moglie. Moglie. A Troia non è andata Elena, ma solo la sua immagine. Immagine. La dea era. Ecco, ti dato lo scambio. Scambio. Guardami. Che altre prove vuoi? Chi meglio di te può riconoscermi? Sì, le assomigli, questo non lo nego. A Troia non ci sono venuta io. Là c'era solo una mia immagine. E chi può creare un corpo e animarlo? La dea Emma. Ha escogitato lo scambio perché non fosse di parte. I corpi non hanno il dono della vita, ma i nomi sì. Lasciami andare! Ho già sin troppi guai. Mi abbandoni per portarti dietro un'ombra? Addio e buona fortuna, le dice. Le dice. Perché assomiglia tanto ad Elena. Ad Elena. E la figlia? Ha fatto il marito. Marito. E subito lo perde. Lo perde. Io credo in quello che ho patito in guerra, non a quello che tu dici. Finalmente ti trovo, Menelao. Ho cercato dappertutto. Ho cercato. Il lungo e largo per questa terra straniera. Vengo da parte dei compagni superstiti. Che succede? Indigeni, un assalto! Un prodigio, sì! Ma le parole sono inferiori ai fatti. Inferiori ai fatti. Parlate! Tutte le tue sofferenze, ti dico. Tutte le tue sofferenze. Te hai patite per niente. Storia vecchia. Ditemi piuttosto che c'è di nuovo. La tua sposa è scomparsa. Si è volatilizzata lassù. Negli abissi del cielo. Ha lasciato la sacra grotta in cui la tenevamo. Ed è sparita nell'aria con queste parole. Frigi! E Achei! Sventurati! Sventurati! Siete morti! Morti! Sulle rive dello Scamandro, a causa mia. Per le trame di Era! Era! E l'infelice figlia di Tindar. Tindar! Di Leda. Salve, figlia di Leda. Allora sei ancora qui. Allora tutto combacia. Dice la verità questa donna. Oh, giorno tanto desiderato, che ti riporta finalmente tra le mie braccia. Me ne lavo però. Quanto tempo. Ma adesso finalmente sono felice. Amiche mie, che gioia. Ho qui mio marito. Ed io stringo te. Avrei tante cose da dire, ma non so da dove iniziare. Mi unisco anch'io alla tua preghiera. Quando sei in due, non può essere infelice uno e felice l'altro. Amiche mie, non piango più per il mio passato. Per tanti anni ho atteso che il mio sposo tornasse da Troia. Siamo di nuovo insieme, sì. Piango di gioia. Non di dolore. Fuggi via da qui, al più presto. Lascia il paese, o il padrone di questa reggia ti ucciderà. Il tuo arrivo inaspettato è un ostacolo alle mie nozze. C'è qualcuno che vuole sposare. Il re di questa terra, il figlio di Proteo. Ora capisco le misteriose parole della serva. Nessuno mi ha vedato. Sappilo bene. Allora non posso ricondurti a casa con me. Meglio così. Piuttosto che morire. Mi suggerisci un'azione vile? Pensi di uccidere il re? No, non puoi riuscirci. Vedo una sola possibilità. Solo una, per salvarci. In che modo? Denaro, audacia, diplomazia. Il re non deve sapere del tuo odio. Dentro casa, a me la fare i miei. C'è la sorella di Teocrine. La chiamano Teono e mente divina. Sa tutto. E dirà al fratello che sei qui. Sarebbe la morte. È impossibile per me sfuggirla. Forse, con le preghiere, riusciremo a convincerlo. Oh, dei, concedete una sorte propizia alla stirpe di Tantalo e liberatela dai mali. Andiamo a parlare con l'indovina Teono. Andiamo a parlare con l'indovina Teonore. Damate!
otterranno quanto desiderano. Oh, Menelao, morirà! Otterranno quanto desiderano. Oh, Menelao, morirà! Portando la fiaccola splendente e purifica con lo zolfo, secondo il rito, i recessi eterei, perché sia incorrotta l'aria che respiro. E tu, purifica con la fiamma la via, semmai l'abbia contaminata un uomo impuro. Poi, tributato gli dei l'onore dovuto secondo i miei ordini, riportata nella reggia la sacra fiamma. Elena, che ne pensi allora dei miei vaticini? Vaticini! Si sono avverati? E quindi ne la ho, tuo marito, davanti a te. Davanti a te. Le navi le ha perse, eppure la tua ombra è svanita. Svanita. Infelice, sei arrivato incolume dopo tanti pericoli. Pericoli. E ora non sai se devi rimanere qui, rimanere qui, o puoi fare ritorno in patria, ritorno in patria. Se l'idea infatti non c'è accordo, ed oggi si riunirà davanti a Zeus un consiglio per decidere la tua sorte. La tua sorte. Era la tua avversaria di un tempo, ora è ben disposta verso di te. Verso di te. E vuole che tu ritorni in patria insieme con Elena. Insieme con Elena. Così si saprà che erano false le nozze di Alessandro. Le nozze di Alessandro. Cipride è decisa a impedirti il ritorno. Il ritorno. Sta a me decidere. Se come vuole Cipride. Cipride. Devo riferire a mio fratello che sei qui. Che sei qui. Oppure nascondergli la verità e salvarti la vita. Qualcuno vada da mio fratello e gli riferisca che sei qui. Non intendo correre rischi. Vergine profetica, mi getto supplice ai tuoi piedi. Ti prego, per me e per lui. Da poco l'ho ritrovato e sono sul punto di vederlo morire. Ti prego, Vergine profetessa, concedimi il ritorno in patria. Concedimi questa grazia. Parole commoventi le tue. E anche per te provo compassione. Ora però voglio sentire Menelao. Che cosa dirà per aver salva la vita? Sappilo, Vergine. Se ne gatti da un giuramento. Intanto, combattere con tuo fratello. O io o lui dovremmo morire. Non c'è alternativa. Ma se lui rifiuta il duello, l'ha ucciso. E poi mi trapasso il fianco con la mia spada a doppio taglio. A tuo perpetuo rimorso. A te. Ma se tu dimostrerai giusta, io riavrò mia moglie. A te. L'ultima parola, Vergine. Decidi in modo che tutti siano soddisfatti. Per mia natura, o per mia scelta, io venero gli dèi. Ho stima di me stessa. E non mancherei mai il buon nome di mio padre, né intendo coprirmi di infamia per favorire mio fratello. Ho consacrato nel mio spirito un tempio grande alla giustizia. Commetterei l'ingiustizia se non ti rendessi esa. Mio padre, se fosse stato in vita, avrebbe restituito lei a te e te a lei. Non servono lunghi discorsi. Tacerò. Come mi avete chiesto, non mi farò complice della follia di mio fratello, mai! Agisco nel suo bene. Sta a voi trovare una verità. Io mi metterò da parte e non dirò nulla. L'uomo disonesto non ha fortuna mai. Solo chi è onesto può sperare di salvarsi. L'uomo disonesto non ha fortuna mai. Solo chi è onesto può sperare di salvarsi. La prima cosa da fare
e pregare gli dèi. E tu, padre, che non sei più in vita, tu, che eri giusto, mai, per quanto stai in me, avrai fama di empio. Menelao, per quanto riguarda Teonore, siamo al sicuro. Ascolti, anche una donna può avere una buona idea. A te, di farti passare per morto. Come questo può contribuire alla mia salvezza? Diremo che sei morto in mare. Ed io chiederò al sovrano un'imbarcazione su cui porre gli arredi funebri da gettare in tre flui. Il tuo onore. Dici bene, tranne un particolare. Se ti ordina di seppellirmi in terraferma, il pretesto si rileva inutile. Diremo che in Grecia, chi è morto in mare non può essere inumato. Anche questa faccenda la risolvo. Ed io mi imbarcherò con te. I dei metteranno fine alle mie sofferenze. Ma la mia morte, da chi dirai di averla saputa? Da te. Racconterai che sei il solo superstito e che eri sulla stessa nave di Menelao. E l'hai visto morire. Rimani qui. Sei il re con le sue parti del male. Questa tomba e la tua spada ti difenderanno. Vedo due sole possibilità. O muoio se si scopre il mio inganno, o ritorno in patria e ti salvo la vita. Tocca ora a Teoclimena, il signore di questo luogo. Come ogni giorno si dirige alla tomba, vicina alla reggia. Ha saputo con certezza che un greco è giunto fin qui. Teme sia venuto a spiare, o forse a rapire Elena. Se riesce a prenderlo, giura, morirà. Piangi e bagni di amare lacrime le tue guance. O se un sogno ti ha sconvolta, oppure è giunta da casa una notizia e ti strugge per il dolore. Mio signore, ormai devo chiamarti così. È la fine per me. Ho perduto tutto. Non sono più nulla. La disgrazia ti ha colpito. Che cosa è successo? Menelao, ahimè, come dire, è morto! Non è che io gioisca per quello che dici, però per me è una fortuna. Come lo sai? Te l'ha comunicato Teone? Sì, è un uomo che era presente quando Menelao è morto. Chi è? Dov'è? Voglio sapere tutto con più precisione. È greco, uno degli Achei che era sulla stessa nave del mio sposo. E come è morto Menelao secondo lui? Nel modo più tragico, tra i flutti, inghiottito dal leone. E come mai non è morto anche costui, visto che era sulla nave? Si vale poco a volte, ha più fortuna di un grande. Dov'è finito il flagello giunto a Troia? Le chiedo. Anche a lui è toccata la sventura dei Priami. Perché ha tagliato i capelli? Le chiede. Perché il marito le è ancora caro. Che cosa devo metterti a disposizione per il tuo defunto? Lui lo sa, io no. Non ho mai avuto un defunto. René, tu mi hai portato una buona notizia, ma non per me, né per il morto. Come li seppellite i cadaveri di chi è morto in mare? In base alla ricchezza di ognuno. Quanto denaro? Chiedi pure quello che vuoi. Lo faccio per lei. Occorre una nave e dei rematori. L'imbarcazione deve trovarsi lontana da terra e le onde non devono gettare a terra l'impunità. Finirà una nave fenicia. Dono gradito a Menelao. Ti darò una nave fenicia, di quelle veloci. Molto bene, sarà gradito a Menelao. Questa cerimonia vuoi compierla da solo, senza di lei? È un dovere che tocca alla madre, o alla moglie, o ai figli. Allora, a quanto dice, è compito suo seppellire il marito. La pietà impone di non sottrarre ai morti le onoranze che gli spetta. E sia, è mio interesse avere una moglie devota. Sarà così. Mio marito non avrà nulla da rimproverare. Dammici, e lo vedrai come fa.
Intanto io. Chiama in fila tutti i servi con le offerte funebri. Gli procura 50 rematori. Tutti i marinai dovranno venire. L'ordina una volta, una seconda e una terza volta. E caricano la nave. Pian piano. Nessuno li ferma. Nessuno li ferma. Venite avanti in fila, servi, come ha ordinato lo straniero. E tu, Elena, resta qui. Tu sei il mio nuovo marito, ma è necessario che io onori il mio primo sposo e le mie nozze di un tempo. E il comando, lo avrà il greco come ministro della cerimonia. Certo, i miei marinai dovranno obbedirti. Ripeti l'ordine, perché lo sentano ancora, con chiarezza, da te. Lo ordino una seconda, una terza volta, se ti fa piacere. Che tu sia benedetto, e anch'io, per i miei buoni propositi. Zeus, che sei chiamato padre e saggio, volgi a noi il tuo sguardo e liberaci dai mali. Noi trasciniamo il peso delle nostre disgrazie per una via erta. Vieni senza indugio il nostro aiuto. Non deve andare sempre male. Spiegate le vesti. Conducete Elena a porti sicuri. Portate la notizia che Menelao ha conquistato la città di Dardano e il giornale degli arti splendenti. Voi, gli abitanti in cielo, salvate Elena! Scendete sulle glauche onde e sui cupi flutti che mugiano, orlati di schiuma. Orlati di schiuma ai naviganti! Inviate col favore di Zeus venti dal soffio propizio! Elena non è mai andata nella terra d'Ilio, alle torri di Febo. Elena non è mai andata nella terra d'Ilio, alle torri di Febo. Signore, poiché presto trai da me cattive notizie. Cos'è accaduto? Cercati un'altra moglie. Elena è fuggita dall'Egitto. Ah sì? Ha preso il volo o ce n'è andata a piedi? Menelao se l'è portata via sulla nave. Era lui in persona l'uomo che annunciava la morte di Menelao. È tremendo quello che dici. Zucca e Nasi sono allontanati. Racconti cose incredibili! Sulla nave che tu stesso hai dato allo straniero sono andati via. Se ne sono andati con i tuoi marinai. Dirizza l'albero. Arrivano sulla spiaggia dei Greci, i compagni di Menelao. Menelao, vedendoli, si rivolge loro. Sventurati! Volete seppellire insieme con noi il figlio di Atreo? E quelli salgono a bordo. Infine Elena salì sulla scaletta con grazia. Accanto e stava Menelao. Quando furono troppo lontani e troppo vicini a terra, il timoniere chiese: dobbiamo inoltrarci ancora, straniero? Oppure va bene qui? Per me basta, rispose Menelao. E afferrata la spada, va a prua! Invoca Poseidone! Allora, uno di noi gridò: scappiamo via, è una trappola! Allora il figlio di Atreo grida ai suoi compagni: uccidete i barbari! Balzano in piedi! Il sangue scorre a fiumi sul ponte! Dalla poppa Elena incita i suoi. Ai remi non restava nessuno. Allora Menelao si getta sul timoniere e gli ordina di dirigere la rotta verso la Grecia. Si instano le vele, il vento soffia a favore. Dunque, sempre contese ed amicizia, si scambiano le parti nel cosmo. Anche le favole più liete celano allora i loro oltraggiati cadaveri. E sappiamo, per un istante di sazietà, di smodata rivalsa, essere a lungo ciechi. Cosa può farci vedere nella guerra, infatti, altro che sudiciume, puzzo, orrende amputazioni, licenziosità sessuali, epidocchi? E come un'ideologia da giornaletto scadente può trasfigurare questi eccessi facendoli passare per sintomi di un'epoca gloriosa? E quando ogni cosa precipita, potremo sempre invocare un Dio che rimetta a posto ogni cosa.
non avrebbe mai creduto che Menelao potesse fuggirgli così. Vorrebbe uccidere pure la sorella, che tutto sapeva. Vorrebbe fare giustizia a suo modo. Sciagurato, sono fatto ingannare da una donna. Il mio matrimonio è sfumato. Ho consegnato la mia sposa a una... Frena la collera che si avvolge, tuo figlio. Sono i dioscuri che ti chiamano. Le nocche per le quali sei furioso non erano volute da te. Era stabilito che Elena vivesse qui, nella tua casa fino ad oggi. Ma ora non più. Dopo che Troia è stata rana al suo. Tratieni! La tua spada omicida! Non colpire tua sorella! Convinci! Tutto è avvenuto con saggezza! Tutto è avvenuto con saggezza! Molte sono le forme del divino. E imprevedibili le decisioni degli dèi. Quanto ci aspettavamo non si compie. Mentre si realizzano per intervento di Dio. Eventi inattesi.